A domenica andiamo all'opera, che è una cosa scritta di uno dei suoi paesi, svedese, perciò dice, diciamo, gli più forza. Passiamo un dopo guardaroba per la sera di Giacchi, c'è sta picciotta e mi fa, i bastoni che fa, mi lassi ora? Faccio, no, bastoni mi servono, perché io come mi ho setto sotto la stucca. No, che c'entra, mi fa idra. Io vengo a puttia, tu ti assetti, io mi vengo a pottucca e poi quando finisce ti vengo a tonno. E ci dissi, senti, non può essere sta cosa, di che caso pigliamo a fuoco, io... Che fine faccio? Veramente ci dissi, io moro, veramente. Nida mi fa, no, sul pigliamo a fuoco, io tonno. Certo, sul pigliamo a fuoco con 200.000 cristiani che ne escono, tu te ne vai controcorrente e ti portate 1.000 a bastoni. E ci dissi, no, non va a essere. E poi mi feci, però se c'è un incendio danno fastidio, tipo sono un pericolo per la sicurezza. A parte che se c'è un incendio io sogno prima a patti, non è che stai assettato dopo, che tutti i pari pattono, io niente, perdo tempo, mi conosco. Punto numero uno. Punto numero due, che ci posso fare? Mi interessa. E c'è niente, io ci dissi, no, non va a essere, non dirò, non dirò. E niente, a mezz'ita mi traduce tutta questa, perché tutta questa discussione fu in svedese, tra l'altro, mi traduce tutta questa discussione. E ci dissi, sì, ho capito, ma io non ci rogno, perché non va a essere, perché è pericoloso. E niente, si spagnava che ne stavano fuori, poi invece non successe niente, comunque, discussione di Sciamonite, chi è Cristiano Sciamonite.